C'è il Pentagono per tener fermo il relatore? No, No, solitamente che. tra l'ex rettore e Qui? il collaboratore hai ancora 30 centimetri Ok, ma cerco di non muovermi troppo. Salve, io sono Elena e contribuisco a Debian. Non sono Debian developer, ma mantengo 4-5 pacchetti da poco. Certo, pacchettini piccoli. Sono qui a parlare del perché usare i pacchetti di Debian e non software, soprattutto librerie da terze parti. Allora, l'idea delle caramelle è che una nota iniziale: se qualcuno non capisce quello che dico per l'italiano, c'è una versione in inglese su quel sito, di cui manca un pezzo sulle slide, ma l'indirizzo sotto funziona. In altre slide ci sono degli indirizzi ad altre fonti, eccetera, e anche quelle si trovano su quell'indirizzo, se qualcuno vuole. Dicevo, questione delle caramelle dagli sconosciuti. Quando ero piccola, i genitori mi hanno detto: non prendere caramelle dagli sconosciuti a meno che non ci sia uno di noi che ti dice sì, puoi prenderle. È una regola semplice, cioè una regola adatta per un bambino che non sa riconoscere una persona sospetta da una non sospetta. Ed è una regola che funziona abbastanza bene perché, sinceramente, a casa c'era una ciotola di caramelle e se volevo caramelle potevo prenderle da lì, non ce n'era carenza. Però era una regola che serviva ad evitare dei rischi, rari, però un piccolo rischio che qualche sconosciuto offrisse caramelle con cattive intenzioni c'era. Finché uno è piccolo, va bene dirgli una regola, evitare quel rischio. Contrariamente alle caramelle, per il software, tendenzialmente io uso solo Linux, quindi non ho la benché minima idea di come funzionino le cose sotto Windows, ho delle vaghe idee sotto Mac, ma le sto ignorando bellamente perché non mi. Le considero un problema altrui. Allora, sotto Linux effettivamente c'è tanta gente che offre caramelle. C'è gente che offre caramelle da scaricare da siti sospetti e quelli, vabbè, è facile dire magari anche no. C'è gente che offre caramelle da scaricare da siti ufficiali, cioè il sito ufficiale di un progetto no noto. Poi in particolare ci sono delle piattaforme per distribuire software, sia per applicazioni da utente finale, ma per stare nei tempi, questa volta parlerò di librerie distribuite Packet manager specifici per linguaggio, cioè le librerie che si trovano su PyPy, su NPM, su quello di Ruby che dovrebbe essere Gem, ma non mi ricordo il nome del sito. Sono effettivamente siti estremamente comodi, nel senso che sono comodi per chi sviluppa una libreria o anche un programma, almeno per PyPy, perché dice l'ho fatta, lo pubblico su PyPy. Tutti lo possono leggere, lo possono scaricare, prendere, tutti sanno dove trovarlo. Ed è comodo per lo sviluppatore che dice: mi serve fare sta cosa, faccio una ricerca su PyPy, NPM, eccetera, e mi trovo le cose pronte da scaricare. Però chiunque può scrivere, si stanno prendendo programmi dagli sconosciuti. Per contro, usando Linux, ci sono delle fonti che invece sono abbastanza ragionevolmente sicure. Se uno dice anziché scaricare la libreria da PyPy, prendo il pacchetto deb che mi arriva da apt, cioè con apt dai repository ufficiali di Debian, lì io so che non solo qualcuno ha scritto la libreria e l'ha pubblicata, ma che c'è stata un'altra persona, il maintainer del pacchetto, che l'ha scaricata, ha deciso che è utile, perché se uno non trova che qualcosa sia utile, o lo fa per fare un favore a qualcuno che lo trova utile, oppure non si fa lo sbattito di mantenere un pacchetto. E se proprio proprio non ha controllato quello che sta mettendo sul repository, se
se non altro è in una buona posizione per instaurare un rapporto di fiducia con chi lo sviluppa, perché comunque quando uno mantiene un pacchetto un po' di volte deve parlare con upstream e rendersi conto di quelle che sono le sue pratiche, e se non si fida di upstream ha molto più lavoro da fare, quindi se appena appena può lascia il pacchetto a qualcun altro. Queste possono essere considerate una fonte di caramelle di software di cui ci si può fidare, non è perfetto, però se uno non, cioè se uno mette in Debian qualcosa di, cioè che ha problemi, ci perde un po' di reputazione, cioè ha qualcosa da perdere. Per contro sulle, cioè, sui, su cose tipo PyPy eccetera, tutti possono appunto scrivere, tutti possono pubblicare cose, non c'è nessun controllo umano di che cosa viene uploadato, e possono succedere cose divertenti. Un esempio è stato questo, cioè l'indirizzo in basso del sito della ricerca. Un tizio ha pubblicato inizialmente su PyPy e poi anche da altre parti una serie di pacchetti con il nome degli errori di battitura più frequenti, ad esempio Python request anziché requests cioè quelle cose che tutti i progetti Python usano, perché le usano quasi tutti. Lui ne ha pubblicato una versione con un nome sbagliato. Il risultato è stato che è riuscito a infettare con del codice che semplicemente contattava i server della sua università un po' tanti computer. È stato un bel progetto, cioè è divertente leggersi l'articolo. Non ci ha fatto niente, cioè non ci ha messo nessuna fatica. Ha preparato i pacchetti, li ha messi su e poi i pacchetti analizzavano i file per Python requirements per dire eventuali altri type o diffusi, quindi poteva aumentare il numero di pacchetti da generare, e faceva poi un po' di generazione casuale di nomi. Ha messo su tanti pacchetti, nessuno si è accorto che questo stava pubblicando tanto e con nomi sospetti, ed è riuscito tranquillamente, perché comunque non ha, tra le cose fatte da questi gestori non c'è controllare quello che viene postato. L'altra cosa che era successa, questo c'è stato un esempio esterno, l'altra cosa che era successa, chi è nell'ambiente si ricorderà di quando da NPM è stato tolto LeftPad, che improvvisamente tutto ciò che usavo, che era scritto in Node, aveva problemi a compilare, fino a quando non hanno decancellato la libreria. E lì non solo c'è stato un problema di struttura del posto dove tutti pubblicano, ma c'è stato anche un problema di gestori della piattaforma che hanno fatto cose un po' opinabili, cioè forse sono stati presi alla sprovvista per una cosa che non sapevano come gestire, però hanno rischiato di fare danni in giro per il mondo, perché hanno lasciato che una persona si tirasse via cose. Poi per di più c'erano cose estremamente usate, piccoline, estremamente usate dappertutto, e a cascata hanno fatto danni. Usare invece una distribuzione, di solito se si parla di distribuzioni che hanno un po' di anni alle spalle, vuol dire avere a che fare con dei gestori di un repository che le hanno viste un po' tutte. Come dicevo prima, chi non conosce APT prima o poi lo deve reimplementare, lo reimplementa male, perché una distribuzione come Debian, ma quello che dico di Debian vale al 95% per Fedora, e per le distribuzioni che non hanno una comunità dietro un po' di meno, però un po' a scalare.
hai un progetto che esiste da tanto tempo, che sa quello che sta facendo. Nel caso specifico di Debian, che ha delle regole basate su principi, quelli del social contract, per cui non ha come principio tenere su questa infrastruttura a vantaggio di un'azienda che non si sa che cosa, ma c'è una comunità con delle regole è in una posizione di ottenere la fiducia dell'utente. Tutto questo, ok, dico che questi sistemi sono pericolosi, che alternativa propongo? Propongo di dire, più possibile usare i pacchetti dalla distribuzione. Se non ci sono, a un certo punto uno va ad usare PyPy, va ad usare gli altri sistemi, però di trattarli non come una fonte di libreria da cui dipendere, ma come una fonte di cose da controllare. A me capita, come lavoro sviluppo software, capita di andare a prendere programmi da PyPy, libreria da PyPy, controllarne il codice e poi controllare le modalità di sviluppo, perché in Debian si sa che quello che viene rilasciato in Debian Stable è vecchio, però si ha la garanzia che per circa 3 anni lo sia e se ha un errore di sicurezza grave con delle patch di sicuro viene risolto. Se ha un errore di sicurezza e le patch non ci sono, dipende, perché non sempre c'è qualcuno che lo faccia. Che, però se si può lo si fa. E, invece, se uno prende librerie da PyPy, deve guardarsi il progetto, dire: ok, questo fa gli aggiornamenti, li fa retrocompatibili, quest'altro fa gli aggiornamenti, ogni aggiornamento si rompe tutto e devi riscrivere tutto da capo. Io sto scrivendo cose che devono essere mantenute per un po' di anni, ma quello non lo uso. Fondamentalmente, dire se. Uno deve prendere pacchetti da queste parti, trattarle come una fonte non affidabile e guardare quello che uno sta facendo. Dopodiché, già che ci si è fatti lo sbatti di controllare il codice, controllare come funziona upstream, si sono fatti 3/4 del lavoro che servono per mantenere un pacchetto in Debian. A quel punto, magari mettetevi un po' la mano sulla coscienza e dire: vabbè, questo lavoro l'ho fatto, condividiamolo con gli altri. Contribuiamo a Debian o a Fedora se si usa Fedora. Non so come entrino i pacchetti, non sento essere detto, non lo so. Contribuiamo e magari qualcun altro non deve farsi lo stesso sbattito, ma se lo fa per un altro pacchetto, quindi io posso usare quello. E così con minimo sforzo in più, però si riesce ad avere tutti qualcosa di meglio. Non so se ci sia tempo, se ci sono domande. C'era un tempo per un round di domande, se c'è qualcuno. Se no la faccio io. Qual è l'iter per diventare un maintainer su Debian? Allora, per mantenere un pacchetto, quello che si deve fare è preparare il pacchetto. Poi c'è una procedura che si chiama Request for Sponsorship, per cui si pubblica il pacchetto su una piattaforma apposta, si chiama Mentors, e degli sviluppatori Debian lo guardano, guardano queste richieste, tipicamente fanno correggere degli errori e poi fanno un upload con sponsor del pacchetto. Cioè, quando uno non ha DD può mantenere tranquillamente un pacchetto, ma tutte le volte che vuol fare un upload deve darlo a un DD che lo controlla e poi fa fisicamente l'upload. Non c'è nessuna procedura formale da fare per iniziare. Poi, in un secondo tempo, si cominciano a fare procedure formali per avere il permesso invece di fare gli upload direttamente. Abbiamo ancora tempo per altre domande. Sì, visto che c'è tempo, magari potresti
può essere utile di anche introdurre il FTP master come controllo se pensi che può avere un senso per il controllo affidabilità anche a livello di essere sicuro di usare software libero, quindi sulla licenza. Sì, allora quando un pacchetto nuovo entra in Debian, non solo viene controllato dal maintainer, e se il maintainer non è Debian developer, da un Debian developer, ma c'è un controllo aggiuntivo fatto da un team che si chiamavano appunto FTP Master, che controllano soprattutto che le licenze del pacchetto rispettino le Debian Full Software Guidelines che ci sono nell'indirizzo prima del social contract. Quindi quando un pacchetto è in Debian è sicuramente software libero, e quindi non ci si trovano sorprese tipo licenza che sembra libera ma poi si guarda una clausola e ci si accorge che in realtà non se ne può fare uso nell'azienda in cui si lavora, perché hanno vietato l'uso per chi sviluppa qualcosa, chi si occupa di sicurezza. Ogni tanto qualcuno salta fuori con licenze strane che impediscono campi d'uso specifici, e no, se in Debian c'è la garanzia di non trovarsi cose del genere, e poi c'è la garanzia di trovarsi con usare solo software libero. Comunque un altro controllo in più che viene fatto sui programmi. Un altro controllo che viene fatto è che, dicevo, viene controllato dal maintainer, da chi fa l'upload. Un'altra cosa è che in Debian sempre di più il lavoro viene fatto per gruppi, quindi non è detto che ci sia una persona sola, soprattutto per i pacchetti un po' più grossi, non è una sola persona a guardarlo, c'è un gruppo che ci lavora assieme. E poi ci sono dei gruppi all'interno di Debian che fanno controllo di qualità su tutto l'archivio. Ad esempio c'è un gruppo che sta lavorando su fare in modo che i pacchetti possano essere ribuildati in modo riproducibile, che sta ricompilando tutti i pacchetti con quell'obiettivo, e in questo caso trovano anche altri bug e li segnalano e vengono, cioè anche quello è un modo per migliorare la qualità di quello che si trova. E comunque tra l'altro si ha la garanzia che qualcosa che è in Debian può essere effettivamente ricompilato dai sorgenti, cosa che soprattutto in certi linguaggi di programmazione non è sempre scontato. Ad esempio nell'ambiente Java spesso ci sono programmi che sono ricompilabili dai sorgenti, ma solo inserendo una serie di jar già compilati di tutte le dipendenze. Star dietro a ricompilare totalmente dai sorgenti alcuni programmi scritti male in Java spesso è un discreto lavoro. Se è in Debian e se non può essere ricompilato dai sorgenti e qualcuno se ne accorge, viene tolto da Debian, perché questo è un bug molto un bug grave, mi sembra, o Sirius, non mi ricordo, comunque è sufficiente per essere rimosso. Sirius? Ok. Mm-hmm.